negli anni 70 ogni sbirro voleva uscire dalla città. Ma gli unici autorizzati a vivere fuori da New York erano quelli della polizia ferroviaria, perché i trasporti pubblici erano gestiti anche da Jersey e Connecticut. Quindi i ragazzi del 37esimo cominciarono a fare gli straordinari alla metropolitana per poi dichiararsi ausiliari della ferroviaria. Comprarono un po' di terra in Jersey con prestiti molto agevolati da certa gente che conoscevano e si crearono un posto dove la merda non poteva toccarli. O almeno quello che pensavano. Ogni distretto ha il suo bar da sbirri, praticamente un club privato, tutto blu, niente civili. Per il 37esimo era il Four Aces, subito al di là del fiume.